giovani imprenditori e imprenditrici, aziende innovative e start-up raccontano le proprie esperienze di crescita e di affermazione sul mercato. Idee e sogni che si sono trasformati in azione grazie alla determinazione, all'impegno e alla sinergia con il territorio. Voci d'impresa. TeamDev nasce nel 2008 dall'idea di quattro soci che volevano fare qualcosa di più. Presto ci siamo anche resi conto che potevamo cominciare a ragionare un pochino più in grande, a pensare qualcosa che fosse una soddisfazione per noi, ma anche un qualcosa che potesse avere un impatto sulla società. La prima volta che andai in fiera, alla fine del primo anno dell'azienda, davanti a me c'era uno stand e sulla descrizione c'era scritto sviluppo software, rivendite gestionali e fotocopie. E io mi dissi, non voglio fare questo. E la sostenibilità di un'azienda è la capacità dell'azienda intanto di essere in grado di competere, quindi di avere quella sostenibilità economica, quindi di fare i passi giusti e di trovare gli strumenti giusti. Dall'altra parte è la capacità di risolvere e o supportare i processi anche favorevoli alla sostenibilità di altre aziende. Nasce il prodotto da un'idea, quindi un'idea che è da una parte una potenzialità tecnologica, dall'altra un bisogno del mercato, dell'utente. E su quell'idea noi abbiamo sempre iniziato prima a fare delle prove. Da lì in poi vedevamo se questa cosa doveva rimanere, essere terminata o cambiare. Da lì iniziavamo a capire quali potevano essere le strade, quali potevano essere le evoluzioni anche a livello tecnologico necessarie, il bisogno di personale. Tanta gente non ci prova perché vede le difficoltà e sicuramente non ci riuscirà. Viene in mente un team di ingegneri giovani che era entrato su un'azienda che faceva motori per la Formula 1, che erano entrati per fare una specie di tirocinio così e avevano un tema libero e questi si misero a fare un simulatore di motore per la Formula 1. Dopo sei mesi chiesero al CDA di questa azienda di andare a presentare un po' questo lavoro di ricerca che avevano fatto. Quando si presentarono, dissero: noi abbiamo fatto un simulatore per i motori di Formula 1. CDA sbiancò, perché sapevano tutti quanti nel settore che questo era impossibile, non si poteva fare un simulatore di questo tipo di motore. Loro non lo sapevano e l'hanno fatto. Questa è un po' una metafora di quello che è successo a noi durante tutta la nostra vita. Tante volte non ci rendevamo conto delle difficoltà e pezzo per pezzo le risolvevamo e alla fine riuscivamo. Noi abbiamo scelto di rimanere a Perugia, di non delocarci in altri posti più blasonati per quanto riguarda l'innovazione in Italia, come Milano, come altre città, perché noi siamo di Perugia. Abbiamo un grande amore per la nostra città, per il nostro territorio e qua abbiamo creato il nostro network personale, familiare chiaramente e anche a livello relazionale di impresa. Con Wisetown ci siamo confrontati subito col problema dell'investimento, perché dal 2014 ci siamo detti come portiamo a casa, come mettiamo a terra questa idea che sappiamo vincente ma anche così ambiziosa. E quindi abbiamo iniziato a lavorare sia in parallelo su progetti europei che su progetti anche a livello regionale. Poi a un certo punto bisognava incominciare a lavorare con gli utenti finali. Per assurdo il primo cliente è stato una città che ha investito, coinvestito su Wisetown dall'America. Mi ricordo ai soci dissi: noi presentiamo questo bando, se passa
ci sarà il boom e riusciremo a fare tante cose. Se non passa, chiudiamo Westown. L'abbiamo passato. Ora pare essere una delle soluzioni più importanti a livello di digital twin a livello nazionale. Spesso mi capita di parlare con ragazzi o anche meno giovani che vogliono fare qualcosa di innovativo, che vogliono portare qualche prodotto nuovo sul mercato. Quindi la prima cosa che gli chiedo è se hanno veramente passione e stanno facendo quello che vogliono. La seconda è di capire se quella loro passione è utile. Questa innovazione a volte è molto avanzata, però è così avanzata che avanza e nessuno la usa, perché non ha colto il bisogno. Questo succede anche a noi, spesso noi abbiamo cose nel cassetto pronte per più avanti, perché l'innovazione a volte è più avanti di quello che in realtà l'utente riesce a assorbire.